È la Costituzione italiana che impone allo Stato di garantire a tutti pari dignità. E sulla dignità, cioè sul decoro, l'austerità, la fierezza, lo Stato dovrebbe dare ai cittadini il buon esempio, almeno teoricamente. Invece, mentre i grandi manager delle società e degli enti pubblici collezionano poltrone e diventano sempre più ricchi, in Italia la crisi continua a mietere vittime. Ben 119 morti nel 2013. Dignità, dunque. È uno Stato che tutela la dignità di tutti. Quello che paga oltre 300.000 euro l'anno ad Attilio Befera, presidente amministratore delegato di Equitalia, il quale però dichiara ben 770.000 euro, mentre lascia che Romeo Dionisi e sua moglie Anna Maria Sopranzi si impicchino in casa a Civitanova Marche, stremati da una pensione insufficiente. È uno Stato che tutela la dignità di tutti, quello in cui Pasqualino Clotilde si impicca a Centocelle, Roma, per sfuggire agli usurai per un prestito di 10.000 euro, mentre Andrea Monorchio guadagna 1.300.000 euro l'anno, sommando alla carica di presidente di Consap altre 15 cariche pubbliche e private. Nessuna dignità. Lo Stato ha garantito a un altro Pasqualino, cognome Contu, imprenditore edile, per evitare che si impiccasse per la disperazione, travolto prima dall'alluvione in Sardegna e poi da una cartella Equitalia. Mentre Massimo Sarmi, amministratore delegato di Poste Italiane, siede su tre redditizie poltrone. Mi impicco perché senza lavoro non ho dignità. È questo il messaggio lasciato da Giuseppe Burgarella, di Guarrato, Trapani. Da anni cercava inutilmente di riprendere il lavoro fatto per una vita, il muratore. Ne ha svariati, invece, di lavori Giovanni Gorno Tempini, amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti e presidente del Fondo Strategico Italiano. Il suo stipendio per il 2012 dalla Cassa Depositi e Prestiti, che amministra anche i libretti postali, è stato di 1.035.000 euro. Un sussulto di dignità lo Stato l'ha avuto in questi giorni costringendo alle dimissioni un collezionista di incarichi, Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS. Ha mollato, ma gli restano lo studio di commercialista e una fila di poltrone che gli fruttano 1.200.000 euro l'anno, dalla presidenza di Ideafimit, la più grande società immobiliare italiana, alla direzione dell'ospedale israelitico, dalla vicepresidenza di Equitalia all'amministrazione di Litorale S.p.A., azienda per lo sviluppo turistico e occupazionale del litorale laziale. Dopo essersi occupato dei pensionati e dei cattivi pagatori, come denuncia Atusbef, Mastrapasqua ora si occuperà anche degli stabilimenti balneari e dei loro frequentatori. Un paese dove c'è chi ha troppi lavori e chi si ammazza perché non ne ha. Siamo certi che sia uno Stato in grado di tutelare la dignità dei cittadini e di se stesso.